8:30, puntualissimi a Prato Ranieri. E si sente sulla legge. Cambiato poco, è una settimana tranquilla da mare, e nessun grande colpo, nessuna grande tensione, se n'è andato Borca Valero ma si sapeva, è andato via quasi in punta di piedi, e c'è stato le prime partite, e è arrivato un ragazzo giovane di 20 anni, Zecchinini, che pare interessante. E la Juve ha i primi problemi invece le prime soluzioni, ancora non ha iniziato l'operazione più importante, che è quello di Bernardeschi. Il Milan continua a lavorare molto bene, l'Inter meno. Sì, ora sono... non esageri, sta già dicendo tutto, poi cosa facciamo? Prendiamo, niente, andiamo a casa nulla. Dopo cioè... non ho detto niente. Torniamo sulla Fiorentina, ecco. Anche perché si parte da lei, che ripeto non ha fatto moltissimo, però delle cose le ha fatte. Ha ringiovanito il gruppo, questo è importante, e ha perso, ti ripeto, Borca Valero per con una polemica latente che resterà lì, ma che poi alla fine è della serie, nessuno gliene importa. E intanto è arrivato Pioli, questo sì, io direi che il titolo della nostra edicola sia quella: è arrivato Normal One, cioè un uomo tranquillo che dovrà riportare la Fiorentina a misure più consone di quelle del passato. È stato un ritorno importante, ha fatto vedere la prima squadra, ha lavorato con questi ragazzi. Io sono contento. Conta? Non lo so, ma per me sono contento uguale. Sì, noto anche che ha migliorato anche il suo inglese. Normal ha detto? Normal? Normal One. Normal One, stupenda questa qui. Senta, il Normal... Non è mia, me l'ha detta un mio amico, un tifoso. Un grandissimo tifoso, immagino. Sì. E senta, io una cosa, ho una curiosità, prima di sentircelo in conferenza stampa Stefano Pioli, ho una curiosità da chiederle. La Fiorentina è arrivata a Moena, ma onestamente non c'era un giocatore. Ma con cosa la facevano la preparazione? No, ci sono molti ragazzi. È una, abbiamo un Normal One, è una children group, questa è la realtà. Uno si deve anche accontentare, è una cosa positiva, però non va vista, i campioni se ne stanno andando e quindi i campioni dovranno arrivare, perché non è che si può fare una squadra di punti interrogativi di ragazzini, ci dovrà essere il momento in cui si cambierà diciamo la segnaletica e torneranno i giorni dei giocatori importanti. Nel frattempo l'allenatore, che è bravo, farà un po' l'istruttore per una sorta di asilo viola, e dove ci sono ragazzi belli, però molto bellini, molto divertenti. Già dalla partita che si è giocata in questi giorni, la primissima, e tutti a guardare i ragazzini, allora uno si accorge che c'è stato il gol di Gori. Sta leggendo, ovviamente. Sì, certamente. Siamo edicola. Ma lei all'edicola cosa si fa? Sì, lei è particolare, lei si leva gli occhiali quando legge. Allora, io sono miope, ho 66 anni e da lontano vedo con gli occhiali e da vicino without. Ok, va without. Bene così. Le come piace una famosa canzone. Le piace Simple quindi, Minds. Allora dicevo, ci sono questi ragazzi interessanti, Gori, Sottil, molti di questi non li conosciamo, Agisi, Schettino, quindi sono ragazzi che dovranno... Che non è parente di quello che ha fatto... Assolutamente, non naviga, al massimo va coi gommoni. Benissimo. Si tratta di ragazzi giovani che dovranno di volta in volta, ricordiamoci che solo un anno fa nel gruppo dei Children c'era uno che si chiama Chiesa,
che poi alla fine è diventato qualcosa di più. Quindi cerchiamo il Chiesa nuovo, il nuovo Chiesa, fra i Sottil, fra questo Secnini che è appena arrivato e che comunque costa già una cifra, quindi non è che costa poco. Ci vogliamo sentire un pezzettino di conferenza stampa di Pioli? Direi di sì. Bene. Normal One. Normal One. I giovani stanno lavorando molto bene, con grande entusiasmo, come è normale che sia, visto la loro giovanissima età. Hanno buone qualità, sicuramente. Sì, hanno provato a fare quello che le abbiamo chiesto, quello che abbiamo soprattutto visto, perché in questi giorni abbiamo più fatto video che lavori specifici sul campo, perché a livello numerico eravamo veramente con pochi giocatori, però mi è piaciuto l'atteggiamento, mi è piaciuta la voglia di provare a fare delle cose interessanti e soprattutto la voglia di provare ad avere quelle posizioni in campo che vorremmo poi tenere in futuro. La squadra sarà competitiva, poi io sono allenatore, è chiaro che prima avrò la squadra al completo e più sarò contento, perché lavoro ce n'è da fare, perché comunque solamente il fatto che arriva un allenatore nuovo, uno staff nuovo, significa comunque metterci qualcosa di tuo nel lavoro, nella metodologia, nella mentalità, e quindi prima avrò la squadra al completo e meglio sarà, e questa la società lo sa. Ci sono tante situazioni però ancora che si devono chiarire. Io sono qui a lavorare, sono qui a aspettare che le cose si completino. Ma in questa posizione nel campo, col 4-2-3-1, io credo che la sua posizione sia nei due mediani. Oggi poi abbiamo scelto di costruire il gioco con quattro giocatori, quindi due mediani più a disposizione della costruzione e meno dell'inserimento, ma ci saranno partite dove poi faremo scelte diverse, dove saranno diversi giocatori che dovranno costruire, diversi giocatori che dovranno inserirsi. Credo che Vecino sia un centrocampista completo, è chiaro che il livello degli avversari oggi era quello che era, ma ha dimostrato di avere la gestione della palla, ha dimostrato di avere la posizione, l'aggressività necessaria per occupare bene quella zona del campo lì, ma è chiaro che non voglio rinunciare ai suoi inserimenti, perché credo che sia un giocatore che possa arrivare dentro l'area con una certa facilità e alla conclusione con una certa pericolosità, quindi sono tutte situazioni che, appunto per questo che dobbiamo provare tante situazioni, prima avremo la possibilità di lavorare tutti insieme, meglio sarà. Abbiamo sentito questa conferenza stampa, è veramente calmissimo questo uomo, è incredibile. Sai, tu devi pensare da cosa partivi. Fino all'anno scorso c'era un allenatore che parlava portoghese e poi improvvisava in italiano, e a Firenze molti avevano detto che era una continuazione logica di Amici Miei, era il re delle supercazzole, e quindi siamo passati dalle supercazzole, siamo passati a uno che parla di calcio stretto, preciso, puntuale, pare parsimonioso, nel senso che non esagera, però ha detto cose molto interessanti. Intanto ha detto che la linea di questa stagione sarà: la maglia conta moltissimo, quindi se volete giocare la dovete rispettare, che è un tono che secondo me piacerà molto ai fiorentini. Tema Bernardeschi, Federico Bernardeschi, e in tal riguardo vorrei, prima di farla intervenire su questo argomento spinoso, chiamiamolo così, perché poi dopo alla fine sono tutti argomenti che alla fine bisognerà portare il conto ai tifosi, sentiamo cosa ci dice Leonardo Sottani, niente popò di meno che da João Pessoa, qualcosa del genere, andato oltre oceano proprio per essere in trasmissione, e ci dice qualcosa di interessante, però da grande allenatore, grande giocatore, campione del mondo qual è stato di pallanuoto. Ma credo che sinceramente innanzitutto i ragazzi della Fiorentina Primavera hanno fatto molto bene quest'anno, quindi era anche giusto vedere come si comportano in prima squadra. Avranno grande voglia, mi immagino, di mettersi in mostra, per cui saranno i più pimpanti. Tra l'altro hanno anche smesso un po' più tardi, per cui saranno, e poi sono ragazzi, per cui entrano più velocemente in forma dei grandi. Per quanto riguarda insomma la Pioli e il ritiro, veramente la squadra ha ancora un po' tutto da fare, per cui diciamo c'è un po' un mix, no, di quelli che sono rimasti e questi ragazzi che hanno tanta voglia di mettersi in mostra. Pioli sempre in conferenza stampa. Hanno appena iniziato, per cui...
cui insomma, sicuramente Pioli dovrà, ci vorrà più tempo per conoscere al meglio insomma, le caratteristiche dei giocatori. Tra l'altro credo che, come un po' in tutti gli sport, i primi giorni siano molto anche diciamo dedicati alla preparazione fisica, per cui magari non può, i giocatori se lavorano tanto non potranno essere brillanti. Un giocatore con le caratteristiche di Agi ha bisogno sicuramente di stare bene e di essere già, no, agile per fare magari, per mettere in mostra le sue qualità e di fantasia, giocate e tutto, per cui diciamo ci vuole un po' più di tempo insomma, per giocare questi tipi di giocatori. Credo la Fiorentina stia già lavorando sugli esterni. Bernardeschi a questo punto già lo diamo come partente, non più come giocatore della Fiorentina. Ma a me personalmente non mi fa molto effetto, nel senso che è un giocatore che non mi ha, no, sicuramente fortissimo, di grande prospettiva, però non ho avuto neanche il tempo di affezionarmici tanto. Insomma. Giocatori un po' come lo sono un po' ora i giocatori di oggi, insomma, giocatori che sono, magari fanno delle dichiarazioni un po' così di facciata e poi alla fine si comportano tutt'altro modo, per cui vanno presi un po' così, sono ragazzi, hanno grande talento, hanno anche grande fortuna, perché diciamo gli viene riconosciuto in questo momento un qualcosa di più di quello che meritano, però noi forse la Fiorentina insomma guardiamo oltre, guardiamo chi verrà e non certo chi parte. Però bello duro, bello tosto, Leonardo dal Brasile su Bernardeschi. Alessandro, ma io condivido una cosa fondamentale, che Bernardeschi è sicuramente un ottimo giocatore, forse diventerà un campione assoluto, ancora non l'ha dimostrato, questo ci va consentito, e devo dire che nessuno ha dimostrato poi questo immenso attaccamento alla maglia, mi sembra ci siano molte valigie pronte da tempo, e anche Borja Valero, l'impressione mia è che il biglietto per Milano l'avesse staccato con un certo anticipo, e secondo me Bernardeschi andrà alla Juve, come ricordo il mio giornale ha scritto ormai da due mesi, quindi non ci dobbiamo sorprendere, si tratta comunque di una vicenda ormai collaterale, io la vedo così, quando i giocatori lasciano Firenze, come escano dalle mura, quelle storiche, vanno in qualche modo dimenticati, l'importante è che portino tanti, tanti, tanti soldi, se poi possano portare anche dei giocatori e allora vediamoli, valutiamoli, perché quello è importante. Giovanni Galli. Fiorentina è una squadra che è sempre stata abituata ad essere protagonista nel campionato italiano, e in questo momento la delusione prende il sopravvento e ci mette tutti nella condizione di essere veramente preoccupati di quello che potrà essere. Però ecco, diamo fiducia e vediamo che cosa riusciranno ad allestire, che quale sarà il progetto da ora in avanti, dopodiché continueremo ad essere contestatori o ci metteremo insieme per raggiungere quegli obiettivi che la società ha in testa. Gancio a quello che ho detto prima, insomma, se la società fa, visto che i comunicati li fa, perché li ha fatti anche in maniera, forse a livello di comunicazione non in maniera ottimale, credo che uscisse fuori con un comunicato e parlasse chiaro alla città, dicendo quelle che sono le possibilità, quelli che sono gli investimenti, quelli che saranno i progetti da qui da ora in avanti. Io credo che il fiorentino non è stupido, capisce, comprende, poi contesta, perché voglio dire, è nell'animo del fiorentino. Però vivere una situazione come questa, dove la proprietà mette in vendita la società, dove i giocatori migliori sono tutti sul mercato, dove ancora non si sa quali saranno i giocatori che vestiranno la maglia viola, è logico che quel 50% dei Guelfi o dei Ghibellini, chiamali come vuoi, è logico che aumentano e diventano il 100% i contestatori, è normale. Ecco, se ci fosse un'uscita pubblica da parte di Diego, da parte di Andrea, probabilmente io credo che rientrerebbe tanto questa contestazione.
Dottor Rialti, lì noi abbiamo un parterre de Rouen non indifferente, abbiamo 5, 6, 7 giornali. Noi siamo edicola. Sì, edicola e tra edicola l'altro... A. A, che poi capiremo che cos'è questa A, faremo un'indagine. E devo dire che sostanzialmente non è cambiato molto questa settimana, però si può prospettare un mercato della Fiorentina... che possa portare a degli sviluppi in tempi brevi, o la Fiorentina si completerà o addirittura arriverà alla soglia dell'inizio del campionato senza ancora avere ben strutturata la squadra? No, la Fiorentina io penso nel giro di 2 settimane piazzerà dei colpi importanti. Ci sono dei nomi che galleggiano, no? Che al di là dei ragazzi che sono stati presi, gli under 22, 23, galleggiano. Sì, galleggiano, non è galleggiano. Siamo al mare, galleggiano. Ora capisco. Il galleggiano. Se fossimo a Moena invece. Guarda, abbiamo qui la nazione di oggi che dice che la Juventus potrebbe dare piaca alla Fiorentina nell'operazione di Bernardeschi. Leggiamo da tanto tempo il nome del Ciolito da Genova. E vediamo che da un momento all'altro potrebbe arrivare De Roon. Sì, ma quagliano o no, dottor Rialti? Io ne do 2 settimane, caro regista. Quindi 2 settimane per avere il nuovo attaccante? Secondo me sì, perché il nuovo attaccante, sia chiaro, è collegato a un aspetto non secondario. Kalinic va via, quanto, per quanto, no, per quanto tempo, per quanti soldi? Ecco, tutti questi argomenti dovranno, ora in questo momento sono delle schegge impazzite, nel massimo tempo di 2 settimane bisogna che vengano fuori. Allora, noi dobbiamo mandare questi consigli per gli acquisti, perché ovviamente non ci danno una lira, però ci sorreggono almeno moralmente. Vengano in piedi le dita. Ah, fantastico, fantastico, ma poi noi la cosa bella è che abbiamo i giornali, Rialti, sì, che sono la cosa più bella in assoluto. Sì, ma stanno peggio di noi. Dice, ma noi li faremo risalire. Grazie a noi, bene. Assolutamente, ma una cosa importante, che quando ritorneremo dal Brasile ci sposteremo all'estremo oriente. E andiamo anche in Cina. Noi viaggiamo. Molto, anche con la testa. Molto. Siamo rientrati in studio, dalla terrazza al giardino, siamo è tutto un programma, fuori. Però siamo rimasti fuori. Tra l'altro uno splendido giardino questo. Perché questa è l'altra metà del cielo, abbiamo visto una parte, ora vediamo l'altra. Certo. Non c'è una terza parte però. No, e credo che poi dopo andremo un po' più al fresco, ma non anticipiamo troppo ai nostri telespettatori. Alessandro, scherzi a parte, noi ora davvero ci trasferiamo in Oriente, in Cina, dove abbiamo il corrispondente del giornale Titanic, che è la Gazzetta dello Sport cinese, che ci racconterà un po' di cose interessanti sulla Fiorentina e poi dopo su tante altre belle storie su Milan e Inter. Una cosa però ti volevo chiedere, secondo te Della Valle vogliano veramente vendere? Assolutamente no. Non, anche perché se uno vuol vendere non lo dice, mi sembra automatico, no? Se uno non vuol vendere lo fa sapere magari underground, senti, oggi sono veramente una cosa mostruosa, inglese su inglese, e aspetta, se uno dice voglio vendere sa benissimo che le offerte saranno al ribasso, e quindi non credo che Della Valle vogliano offerte al ribasso, quindi... ma non è che sono arrivati due, come si dice dalle nostre parti? Sono arrivati anche 3. Bene, allora io ora lancio, lo vuole lanciare lei? No, lo lanci lei, anche se contenuto io faccio fatica. Va bene, allora io lancio Alain o Alain, come preferisce lui, Wang del Titanic Sport Cina. Credo che i Della Valle proprio hanno ripreso Corvino per sventare la squadra. E hanno richiamato Corvino per fare questo compito e non hanno più interesse a investire nel calcio, e poi vogliono cedere il club però solo a un'offerta
altissima, quindi mi dispiace molto per i tifosi fiorentini, perché forse tocca a soffrire un po', finché magari della Valle possono riprendere entusiasmo solo quanto riesce a fare lo stadio. È molto, diciamo, la loro mentalità è molto più business che passione per il calcio, e a questo momento potrei dire assolutamente no, perché il governo cinese ha già chiuso il rubinetto e nessuno riuscirà più a fare uscire tanti soldi dalla Cina come aveva fatto quelli di Suning a Wolinder. E se della Valle avessero detto quella cosa, ma lanciato quel messaggio di vendita l'anno scorso, forse avrebbe potuto compensare qualcosa, però quest'anno no. Se non gioca in Champions non ha veramente poco interesse, e poi non ci sono più campioni come Batistuta, come Rui Costa, quindi non è più Fiorentina di una volta. Della Valle hanno fatto tante promesse e poi hanno fatto nulla di concreto, quindi mi dispiace. Poi sempre hanno finito male con i bravi allenatori, con Prandelli, con Montella, con Paolo Sosa. Questo nemmeno fa una bella immagine internazionale, davvero, perché questi sono allenatori stimati dagli appassionati di calcio cinese. Noi amiamo Prandelli, Montella, Paolo Sosa, poi alla fine finisce sempre male con la gestione. Per noi ci dispiace, o forse non riusciamo a capire questa mentalità. Quella società di Tianjin, diciamo che quel mercato invernale era l'ultimo mercato di follia in Cina, perché prima della chiusura del rubinetto, e soprattutto quella società che ha Tianjin e Quanzhen, dove allena Cannavaro. La società è una società che guadagna tanti soldi, perché è una società di vendita a piramide, è un po', diciamo, sul margine di illegalità, che fa tipo Amway, capito? Sì, vendita a piramide, quindi vuole spendere soldi proprio per tirare attenzione. Sì, quella offerta era concreta, poi si è mosso anche Ramadani e suo problema. Caro Alessandro, è andato pesante il nostro amico Wang dalla Cina, e soprattutto ha parlato di ritardo mostruoso dei Della Valle qualora avessero voluto vendere. Oltretutto ha confermato che l'offerta di Kalinic su Kalinic a gennaio era vera. Allora la domanda mia è: ma perché Kalinic non è stato venduto a gennaio, quando si poteva acquistare tempo per ricostruire una squadra che sicuramente da gennaio in poi non è che avesse grandi ambizioni? Ma sono d'accordo, peraltro corrispondente di un giornale che vende 10 volte quanto vendo io, insomma. Quindi bisogna stare, sì, prestare grandissima attenzione. Intorno alle 120 milioni di copie. Allora no, 100 volte più di me. Di più di 100. La realtà è, con nome catastrofico come ci hanno, pensa un po'. La realtà è questa: Kalinic non è voluto andare via, semplicemente davanti all'opportunità di andare in Cina, dove onestamente sono scappati praticamente tutti. E lui ha detto: non scappo nemmeno, scappo prima. E lo so che c'erano 50 milioni di euro, tranne Lippi, ma questo ne parleremo dopo. Sì, però dopo è scappato, insomma, è scappato, ha fatto capire. Forse per altre cose. Ma... insomma, questo l'hai detto tu. Non l'ho detto io, l'ha detto Wang. E c'è la registrazione. L'ha detto Wang. Tutte e due responsabili. Ti hai portato Wang e Wang ha parlato. Sì, no, allora, Wang è un figlioccio di Xavier Iacobelli, che allora, poi avremo più avanti. C'è una serie di responsabilità incommensurabile. E quindi il giocatore ha preferito, anche perché probabilmente il giocatore sapeva che se avesse aspettato pochi mesi avrebbe avuto l'occasione di andare a Milano. Ecco perché Corvino non è contentissimo, perché fra i 50 milioni di gennaio
e i 20 che gli offrono adesso, c'è la differenza di 30 milioni, che francamente se li davano a noi due eravamo a posto. Sì, sicuramente non andavamo a Moena, oppure no, ci andavamo, ma sì, così. Compravamo Moena. Compravamo Moena, assolutamente. Quindi questa è la realtà, quindi è chiaro ci sia una sensazione di delusione, di fastidio da parte della Fiorentina, ma fra le cose che ha detto Wang ci sono delle cose fondamentali che in parte tornano bene rispetto a quello che ho detto io. Fiorentina oggi non ha quel sex appeal che ci serve ancora in inglese, vedi, che sarebbe necessario per essere venduta in un calcio come quello cinese. Perché? Perché colpo dopo colpo i giocatori più importanti li ha persi. La Fiorentina che di 20 anni fa, 15 anni fa, era sicuramente molto più attraente di questa. Giustamente ha fatto il nome di Batistuta, Rui Costa, capito? Per poterti vendere hai bisogno di avere degli elementi di seduzione che questa Fiorentina molto giovane oggi non ha. Questo non vuol dire che possa avere in seguito. Mancava solo facesse nomi di Albertosi e andasse. Ma lui è rimasto a quelli che francamente erano. Era, e forse è stato, sì, il periodo migliore. Arbitro Menicucci, tra l'altro qui abbiamo il figlio che si gira intorno. L'ho visto due o tre volte cercare anche il rosso, riferito a noi due. C'aveva la faccia intransigente e quindi noi, visto, abbiamo avuto un qualche, abbiamo frenato, meno male. Se no ci dava il cartellino rosso. Va bene. Cambiamo, caro Alessandro, argomento e andiamo sulla sponda rossonera, dove sicuramente Giovanni Galli sempre ci può dire qualcosa, che forse qualcosina in più di me. Ora di lei no, non voglio, no, anche di me, esagerare, no, perché anche insomma perché ora lo dirò più anche in seguito. Sì. Giovanni Galli è un grande dirigente, sì, immenso dirigente, stava un grandissimo portiere, sì, però no, fondamentalmente sì, sì, è un grande dirigente. Abbia coraggio, no, non di coraggio, ciò che ha mai detto, avuto, perché devo farle vedere, guardi, una cosa. Lei può chiedermi tutto, ma non il coraggio. Sì, sì, dopo io le faccio vedere una cosina. Non voglio vedere niente, di suo non voglio vedere niente. Giovanni Galli. Basta guardare un giornale di riferimento come la Gazzetta, titola con grande rilievo che i rossoneri, dopo molte operazioni, che la società che ha operato di più, sta puntando al grande colpo, che è Aubameyang, giocatore che sembrava destinato peraltro al mercato cinese e che invece potrebbe arrivare proprio ai rossoneri, e quello sarebbe un grande colpo. Per questo anche il nome di Kalinic ha perso un pochino di peso e specifico nei confronti di Montella, perché prima vogliono vedere se Aubameyang può davvero andare al Milan. Sarebbe un colpo di quelli straordinari, però io credo che loro abbiano talmente voglia di uscire dalla stagione grigia che hanno appena vissuto che potrebbero anche pensare alla doppietta. Quindi Kalinic e Aubameyang. Ovviamente non quella di caccia. No, assolutamente no. Doppietta di mercato. Benissimo. Io la devo interrompere.
Dobbiamo interrompere, lo faccia pure. Dobbiamo andare. Dobbiamo. Come dice Maurizio Costanzo? Se lo ricorda? Non mi ricordo nemmeno chi è Maurizio Costanzo. Consigli? Non invecchia per gli acquisti. Questo è un fatto mi è venuto così. Improvvisamente. E adesso sentiamo Mr. Wang sulle milanesi. Subito così, di botta. Eh sì, allora. Sentiamo Wang. Più semplicemente, quelli che hanno comprato Inter hanno un nome, Suning, che è un marchio importante in Cina per la vendita su internet, per la distribuzione e vendita a catena di elettrodomestici. Quelli che hanno comprato Milan non hanno un nome. Non sappiamo chi sono. E sono sempre così misteriosi, anche se hanno fornito curriculum vitae, però si vede chiaramente che sono delle informazioni diciamo non così vere, anche se non dico informazioni false, però non così vere. Questo dipenderà dal lavoro di Vincenzo Montella, perché sì, hanno comprato tanti giocatori, però giocatori decisivi che possono decidere un campionato, come una volta faceva Batistuta, faceva Kakà, non ne hanno comprato nessuno. Quindi possono anche finire come Inter di una volta, sotto gestione di Moratti, comprare tanto e poi finisce male. Quindi non ho tanto entusiasmo come certi tifosi rossoneri e hanno. È una strategia anche sul marketing, perché soprattutto hanno comprato tanti giocatori stranieri, hanno bisogno di avere un giocatore bandiera della squadra, un giocatore prodotto del vivaio. Quindi Donnarumma sarà non solo un portiere importante, ma anche uomo immagine della squadra. Poi credo che Fassone è anche un gioco di Fassone, forse ha vinto qualcosa su Raiola, perché alza l'offerta per Donnarumma, così i familiari di Donnarumma non possono più rinunciare, e Raiola sarà costretto a cedere senza poter negoziare una grande commissione. E credo che comunque sul piano di strategia tattica ha vinto qualcosina a Fassone, e deve anche sapere gestire la sua nervosità, perché Luciano Spalletti devono capire che io credo che un giorno lui è intelligente, credo che un giorno va a capire, o subito va a capire, che i cinesi sono diversi che i russi. E sì, a volte ti permette di creare questo tipo di tensione fra la squadra e i tifosi, però a volte però dopo, se succede male, quello che hai fatto e quello che è stato elogiato potrà diventare anche un errore, un difetto tuo. Quindi non so, quello che la maniera in cui Spalletti si sta comportando, sai, litigare ogni giorno con un tifoso, non mi sembra un inizio da elogiare 100%. Poi non so se Suning va a comprare un giocatore o qualche giocatore importante come voleva Spalletti, perché sembra che Suning adesso deve anche fare attenzione alla politica finanziaria in Cina. Il governo cinese assolutamente non vuole che escono tantissimi soldi proprio per calcio. Non credo che questi investitori sono così solidi come sembrano. Per esempio quello del Milan sta comprando tanto, però lui è come lui sta facendo una scommessa, sta scommettendo sul Milan, ha preso un prestito
e con un tasso incredibile. Queste cose sono preoccupanti, io credo. Ma vivendo in Italia, io so benissimo che anche è una cosa che io vi apprezzo, gli italiani sono sempre ottimisti. Alessandro, Wang spara a zero su questi investitori cinesi. Milan misterioso, l'Inter una grande azienda, una grande famiglia, ma sostanzialmente dice devono riuscire a fare qualcosa di importante quest'anno, perché il governo cinese dal prossimo anno, anzi già da gennaio, ha chiuso i rubinetti. Quindi è bene che, pensando alla Fiorentina, se dovesse presentarsi qualcuno che non sia cinese. Io grandi auguri a Inter e Milan, però è da tempo che si sente dire, per l'Inter si parla sì di un'azienda abbastanza solida, per il Milan qualche punto interrogativo è emerso ormai da tempo, e quindi più italiani e meno cinesi, questo può essere il nuovo slogan. L'altra cosa che lui ha sottolineato, che tanto dipenderà da per il Milan da Montella, che noi a Firenze conosciamo bene, e per l'Inter punta il dito, come abbiamo sentito, sul fatto che Spalletti deve stare un po' più calmo. Quasi impossibile, non gli voglio da questa attiva notizia, ma mentre su Montella troveranno uno molto bravo, misurato, equilibrato, ogni tanto anche lui va lungo come noi due d'altra parte, ma nel caso di Spalletti è come chiedere, se ne posso dirti, al bagnino di casa mia che d'ora in poi provi a pulire la sabbia con uno straccio, ecco, e un panno daino, ecco, quindi non è possibile. E Spalletti e Spalletti, quindi farà Spalletti, e se sarà poco cinese, vorrà dire che i cinesi dovranno diventare un pochino più toscani. Sì, tutto vero, però queste due società o vincano o vincano. Sicuro? Secondo me c'è sempre un'opportunità diversa. Nel calcio italiano o vinci o perdi. Anzi, se uno vuole andare fino in fondo o sei la Juve o rischi di perdere. Ecco, a tal riguardo sentiamo anche cosa ha detto dal Brasile il nostro amico Leonardo Sottani su un altro argomento che sicuramente ha toccato un po' tutti, con una riflessione. Donnarumma, 6 milioni di euro, ragazzo di 18 anni, in più anche il fratello. Senti, io devo dire una cosa, i giocatori si portano dietro il fratello, mi sembra una cosa abbastanza curiosa. Ora peraltro magari è bravissimo, è il nuovo crack del calcio. Io devo dire che comunque nella vicenda di Donnarumma il Milan ha guadagnato da un punto di vista certo. Ora, il giocatore è forte, un buonissimo portiere, e il portiere nel calcio italiano è un elemento determinante, però ha vinto perché davanti a un opt-out ha vinto davanti a tutti. Noi a Firenze ultimamente davanti agli opt-out perdiamo sempre. Alle prese con un rinnovo di un contratto ultramilionario,
con un club che lo ha cresciuto, con interessi che secondo me vanno al di là di quelli che deve essere solo l'aspetto economico, perché a 18 anni si deve puntare a qualcos'altro. Non mi è piaciuto la parte successiva della scuola, dove doveva andare a dare l'esame, all'ultimo giorno ha detto di no, e questo però non mi è piaciuto, ma è comprensibile, perché logicamente gli ultimi 2 mesi questo ragazzo li ha vissuti in apnea e probabilmente non aveva neanche la testa per poter presentarsi davanti a una commissione per sostenere degli esami. Ma non mi è piaciuto che il giorno stesso prendesse un aereo, nel senso, avesse preso la Ryanair destinazione Ibiza, poteva essere comprensibile, ma prendere a 18 anni un aereo privato per andare in vacanza lui, la fidanzata e il manager, non è stato un bel messaggio, non ha lasciato un bel messaggio, e di questo mi dispiace, perché ritengo che questo sia un ragazzo, ho dimostrato di essere un ragazzo posato, un ragazzo con la testa sulle spalle, purtroppo questa situazione lo ha travolto, come ha travolto la sua famiglia, ha travolto tutto, perché dalla sera alla mattina trovarsi con 2 figli, no, al centro dell'attenzione, con gli occhi vari puntati tutti addosso, logicamente può aver destabilizzato una certa situazione. Dottor Rialti, dobbiamo andare in pubblicità, però c'ho una cosina che mi piacerebbe farle vedere. A me no. Sì, no, perché io gliela devo far vedere. Io la voglio vedere. Quali sono i suoi portieri, una domanda, i suoi portieri preferiti, eccetto... Facciamo così. Le dio subito, glieli dio mio portiere. No. No, gli dio portieri io. No, aspetti. Vediamo il video prima, vediamo il video, perché lei è sempre molto equilibrato. Chissà da dove viene. La cosa più bella che io mi ricorderò sempre era la straordinaria eleganza che aveva fra i pali, era bellissimo a vedersi, ecco. Poi si può disquisire chi è stato il più grande, lui, Albertosi, Toldo, chi vuoi, insomma, però lui era sicuramente uno dei portieri più eleganti nella storia del calcio. Rientriamo in studio, ora lei mi deve dire, mentre abbiamo levato il video, come mai, ricordando sempre un grande della storia del calcio, Giuliano Sarti, che lei splendidamente ha ricordato con la sua eleganza, ma le devo dire che lei ha fatto i nomi di altri portieri al suo livello, certo. Toldo, certo. Albertosi, certo. Ma Giovanni Galli niente. Una banalità, se avessi detto Giovanni Galli avrei detto una banalità, sanno tutti Giovanni Galli è stato un grande portiere. Sì, ma lei non l'ha detto. Perché? Non l'ho detto perché Giovanni Galli, oltre a essere un grandissimo in televisione, un politico fantastico, è uno dei più grandi dirigenti dell'ultima generazione. È l'ultimo dirigente vincente della Fiorentina. Bravissimo, è stato un dirigente vincente, ha portato la Fiorentina in Serie A, l'ha portata alla difesa, l'ha gestita ed è partito con 4 palloni, 3 sconfitti. Sì, comunque lei... Ho risposto. Si è salvato in calcio d'angolo, ma io do la pubblicità e poi se la vedrà lei con Giovanni. Ti voglio benissimo. Questo è il mio giornale. La Juve è sempre ovviamente la regina dei campionati, del meno della Champions, e la regina del mercato, qualche difficoltà la sta trovando. Guardavo infatti il mio giornale, c'è il caso Bonucci che potrebbe essere offerto al Milan, c'è sempre dietro la storia mai dimenticata dei problemi con Allegri, quindi questo non è un problemino da poco. È vero che la Juve ha preso un giocatore importante come Douglas, però allo stesso tempo ancora non ha chiarito la vicenda di Schick, cioè il giocatore che sembrava praticamente già in bianco e nero, che adesso non lo è. E poi dovrà dirimere l'ultimo problema serio, che sarà come pagare Bernardeschi. Federico Bernardeschi, torniamo sempre lì dove vuole il dente, ma alla fine andrà in porto. Senza dubbio, penso anch'io che sia una cosa scritta, ci sono cose
che paiano fatte anche prima di cominciare. Questa mi sembra molto probabile. Non ci dimentichiamo che Bernardeschi e Carrarino è legatissimo a Buffon, ha uno stile che piace sicuramente alla Juventus. Lui ha detto pochi giorni fa che è difficile dire di no, sarebbe quasi pleonastico dire che andare alla Juve è difficile dire di no anche da parte della Fiorentina. Quindi a questo punto qui credo sia tutto fatto, però intanto la Juve qualche problemino lo sta incontrando. Ma questo è dovuto, e poi sentiamo anche i nostri ospiti, Alessandro Illustri dalla Cina, dal Brasile, dal Lido di Camaiore, ma questo è dovuto perché il calcio italiano, pur avendo una squadra importantissima come la Juve, non ha lo stesso appeal di Real Madrid, quindi calcio spagnolo, Bayern Monaco, eccetera, eccetera. La differenza la fa molto la Champions, e la Champions parla molto spagnolo, e questo lo sappiamo, ogni tanto parla tedesco, e italiano veramente è stato complicato, ce l'ha fatta l'Inter di Mourinho, insomma si tratta comunque la Juventus, pensata le volte che sta andando in finale, quante volte è rimbalzata. Quindi la PIL maggiore lo dà sicuramente la Champions, e tutti vogliono giocare in Champions. L'altro aspetto fondamentale è sono i soldi. Senza i soldi ci sono delle società in Inghilterra, in Spagna, che possano pagare fino a cifre che fanno male, e la Juve ogni tanto mette in un'attenzione che deve avere. Ci dimentichiamo mai della Juve e la Fiat, se non sono la stessa cosa. Beh, allora sentiamo subito Wang, poi Sottani, poi Galli, magari intermezziamo noi con qualche siparietto simpatico. E credo che Juventus ha avuto la fortuna di aver trovato un Dani Alves e ancora così tanto motivato. La scorsa stagione ha giocato a grandissimo livello, soprattutto nella ultima fase di Champions, però dopo la partenza di Dani Alves Juventus fa fatica a trovare un sostituto, e sì che sta puntando su Bernardeschi, sta puntando su Douglas Costa, però non credo che la dirigenza o allenatore sia così tanto convinto di aver trovato un grandissimo sostituto di Dani Alves, e per questo credo che hanno esitato un pochettino, e anche perché la partenza di Dani Alves non era prevista, quindi sono costretto a fare delle decisioni non programmate. No, il fatto è che migliorare la Juve non è semplice, si sta parlando di una squadra che ha vinto scudetto, campionato, è arrivata seconda in Champions League, ha preso la finale, quindi migliorare la Juve non è semplice. Migliorare, quindi per togliere il posto a chi ha giocato ci vogliono super campioni. Poi è partito Dani Alves, ecco, è arrivato Douglas Costa, sicuramente un altro giocatore di altissimo profilo. Si parla di Bernardeschi, per cui un altro grande acquisto. Poi insomma, andare a togliere un posto a un Higuain, ora si parla che potrebbe andare via Bonucci, non ci credo, però insomma, diciamo che la Juve a tutt'oggi rimane insomma ancora la favorita. Si va a vedere la rosa dei giocatori che fanno parte, insomma, si vede che è ancora una squadra veramente forte. Sono convinto che poi farà ancora un paio di acquisti di grande profilo. Ho letto notizie forse vere, altre forse inventate. Di certo però che abbiamo visto che intanto Dani Alves è stato allontanato, Alessandro sta volando probabilmente da qualche altra parte, lo stesso Bonucci aveva delle sirene, no, per poter andare forse in Inghilterra, e credo che tutti questi, no, questi chiacchiericci, passami il termine, che sono venuti fuori da fra il primo e il secondo tempo appunto della partita con Real Madrid hanno portato a una squadra che sembrava quasi su una crisi di nervi. Lo abbiamo visto poi dopo il secondo tempo, dove il Real Madrid effettivamente ha distrutto la Juve.
Ecco, questo deve far capire che tante volte puoi vincere quello che vuoi, puoi avere tutte le amicizie che vuoi, però basta una sconfitta, e una sconfitta purtroppo lascia un segno importante. Ecco, probabilmente il cambio di tanti giocatori, l'arrivo di nuovi elementi, diciamo anche un ricambio forse generazionale alla Juventus è necessario, perché fermo restando lo spirito combattivo, il senso di appartenenza, cosa vuol dire il lavoro, cosa vuol dire vincere, cosa vuol dire vestire la maglia della Juventus, dei senatori che sono quei tre, quattro, no? Mi riferisco alla BBC in difesa più Buffon, e ecco, questi quattro giocatori sono quelli che hanno preso per mano questa squadra negli ultimi 5-6 anni. Adesso ci sono dei giocatori nuovi, arriveranno giocatori nuovi, e questi giocatori nuovi devono capire immediatamente qual è l'aria che si respira alla Juve. Abbiamo sparato tutte le cartucce che avevamo sulla Juve, li abbiamo mandati in sequenza, rientriamo in studio e andiamo verso la conclusione di questa, io dico, strepitosa, una puntata strepitosa. Io poi sa cosa c'è? Cato rumorosa, gli uccelli in mondo. Sì, no, ma poi sono arrivati fino in Cina gli uccelli. Ma sai che c'è poi? Io veramente mi diverto con lei, ma mi diverto. Non lo dica in giro. No, chissà che fine faremo da qui a... Io ho un'idea, un posto dove non c'è rumore. Allora, proprio per abusare di tutto questo, io manderei ora, non c'entra niente lei, ovviamente, perché noi nella passeggiata... No, qui... voglio sapere niente. Come si chiama questo bellissimo posto? Vogliamo ricordare? Prato Ranieri. Che è un posto stupendo, dove dico venite, perché in Toscana ci sono dei posti meravigliosi, ok? Questo ci tengo a dirlo a tutte le altre. Una cosa è certa, che d'ora dopo ci stavo lui in passeggiata, io qui non potrò più tornare. Sì, e tra l'altro abbiamo continuato a chiedere se la conoscevano, però qui continua. Vige l'omertà, è omertà. Però abbiamo chiesto qualcosa anche su Giovanni Galli, no? Come abbiamo visto all'inizio. Non lo conosco. E non lo conosce Giovanni Galli, è quel famoso gol a Città del Messico 86. E non lo rivediamo un attimino, perché mi sembra. L'abbiamo fatto vedere in tutte le angolazioni possibili, lei l'ha rivisto con piacere, no, proprio non l'ha guardato lei. Stava ascoltando gli uccelli. E a tal proposito abbiamo chiesto proprio a Giovanni, di questo episodio, e lui da grandissimo campione ci ha risposto delle cose anche molto emozionanti, e fa piacere sentirlo. Sentiamo. Figlio di buona donna, perché tanto gliel'ho sempre detto, cosa ha fatto? A me ha fatto una specie di smorzata, no? Della smorzata del pernil, e io lì avevo le gambe intirizzite, avevo capito, ero pronto soltanto avevo fatto una scelta, no? Di cosa dover fare, però non ho tenuto conto che di fronte c'avevo lui che poteva fare qualsiasi cosa. A questo cosa leggo però? Che fra 20 anni, quando faranno vedere quel gol lì, che tanto lo fanno sempre vedere, gol di Maradona, diranno: ma chi è qui Bischero in porta? Ed è Giovanni Galli. Così la gente fra 20 anni si ricorderà ancora che quel Bischero in porta era Giovanni Galli. E con questo aneddoto, da grande campione, Giovanni Galli ha chiuso questo caso Manina, ma devo dire che giocare
un campionato del mondo, che poi lui non ha fatto tantissime partite in nazionale, 19. Sì, ma sono partite. Partite verissime. E però io vorrei chiudere la trasmissione veramente con grande classe, perché io credo che la classe è ciò che contraddistingue noi in questo programma. E le farei sentire un saluto da Wang particolare, soprattutto dopo che io l'ho punzecchiato sulla Cina, le sue bellezze e tutto ciò che è. Sa che dissocio anche da questo. Sì, ma sa che, ma lo sa che si ricorda di Cuba? Si ricorda l'altra trasmissione? Non che mi ricordo noi? Niente. Ho uno scarsi, sono molto più anziano, non ho dei problemi. Noi si fece al di sopra di ogni sospetto, insieme. Sì, qualcosa di genere mi sembra. Lei è mai stata a Cuba, un viaggio premio dell'azienda? A Cuba non sono stato nemmeno a Bucine. Sentiamo, sentiamo cosa ha detto Wang a tal proposito. Però pensavo che lui si trovava ancora a Cuba, no? Non pensavo che è già tornato a Firenze. È tornato a Firenze dopo il viaggio di Cuba. E lo vuoi salutare, che poi vi troverete in studio? Vuoi fare un saluto? Lo leggo sempre, però pensavo che erano articoli scritti da Cuba. No, tra l'altro è Ciccio, che è un notevole Latin lover, era molto incuriosito dalle donne cinesi. Mi ha detto: voglio conoscere una cinese. E le ho detto, visto che stanno arrivando in Italia, io voglio andare in Cina al prossimo viaggio a cercare una donna cinese. E gli puoi dare un consiglio? Credo che lui può rivolgersi tranquillamente da Marcello Lippi. Marcello Lippi in diverse, più di una intervista, ha detto chiaramente, francamente, sinceramente ai giornalisti cinesi che e la Cina ha le più belle donne del mondo. Quindi, no. Qualche informazione Marcello li potrà dare tranquillamente. Siamo andati oltre. Wang, Mr. Wang, Mr. Wang, come lo chiami te, Mr. Wang, ha Mr. detto, è uno scoop questo, uno scoop, come direbbe l'amico di Gino Menicucci, Aldo Biscardi, no? Che col papà ha fatto memorabili trasmissioni. Diteglielo a Lippi, ma era proprio convinto Lippi? No, Wang. Wang. Ah. No, io volevo dire convinto, ma lei è convinto che le cinesi siano no, le donne più belle del mondo? Le cinesi ho visto, a Prato. Quindi non le vorrebbe vedere? No, no, io. E se venisse un presidente donna cinese a Firenze? Donna, uomo, a me va bene, qualsiasi cosa, anche in alta. Questa va bene, dovrebbe anche tagliare, perché questa cosa in franca. Invece io la lascio, non taglio proprio nulla. Vedi? Non taglio proprio nulla e saluto da Prato Ranieri. Tra l'altro io pensavo Prato Ranieri, infatti pensavo di venire da Claudio Ranieri a Prato e invece saluto siamo, i nostri siamo da Prato Lippi. Noi salutiamo i nostri telespettatori, salutiamo buonasera. Simone Menicucci, buon pomeriggio, buonasera, buon tutto, noi andiamo a qualsiasi ora del buon giorno appetito, poi guarda. Su Facebook andiamo, siamo presenti ovunque meno che in Cina.